cercavamo qualcosa che richiamasse la concretezza ma anche la speranza nel futuro, e anche il discorso del mettersi in gioco, cioè è un qualcosa in cui vogliamo essere noi protagonisti. Abbiamo visto nella parola domani da un lato il, appunto, il futuro, quindi il voler migliorare l'oggi per il domani, ma allo stesso tempo anche il dare le mani, quindi il metterci le mani e anche il dare. E ovviamente si ricollega benissimo sia al discorso dell'autoproduzione, quindi del farmi le cose, del fare le cose per darle agli altri in maniera consapevole, sia un po' il ricollegamento che c'è qui agli orti sul riscopriamo anche il bello della semplicità e della terra. Ciao a tutti e benvenuti a Rosetto dei Papi, sono Elisa, sono la presidentessa dell'associazione Domani, e l'associazione Domani è nata appunto quasi 2 anni fa, qua è dove svolgiamo la maggior parte delle nostre attività, e è un rosetto che vuole essere un rosetto aperto alla comunità, un orto condiviso, quindi ci sono diverse famiglie che si prendono cura appunto degli spazi comuni, e poi ci sarà anche più avanti un co-housing a cui si sta pian pianino lavorando. L'idea del rosetto è nata 7 anni fa, in quest'area di proprietà di un nostro amico. Gli chiesi di darcela incomodato d'uso gratuito per togliere tutti questi rovi. Decidemmo di fare qualcosa di piacevole, di interessante, di attrattivo, e quindi pensammo a un giardino che si richiamasse a quello che era il periodo più bello, più importante della storia savonese, che era quello rinascimentale dei due papi, Sisto IV e Giulio II, e quindi decidemmo di fare un progetto di un rosetto neorinascimentale, e questo divenne un modo per aggregare volontari. L'associazione Domani è nata mettendo insieme diverse idee, diversi sogni di due generazioni. Ecco, c'è la generazione un pochino più giovane, che è la mia, e poi la generazione dei nostri genitori, che è quella che si occupa prevalentemente in realtà del roseto. Noi qua ci dedichiamo all'autoproduzione, quindi parliamo di permacultura, parliamo di essere consapevoli nelle scelte che si fa ogni giorno e anche di riprendere un pochino quel gusto del farsi le cose e allo stesso tempo stimolando la creazione di una società. Noi ci informiamo, cerchiamo, studiamo e poi proponiamo a chi vuol partecipare degli incontri in cui insieme autoproduciamo e in cui ci scambiamo idee, raccogliamo stimoli nuovi. E abbiamo dato vita a tutta una serie di laboratori, di workshop, abbiamo creato delle collaborazioni a livello locale con una libreria per bambini, ad esempio, con un'associazione, si chiama Casa di Miranda, dove ospitano rifugiati, e quindi è anche molto bello riuscire a creare un po' quella rete che a Savona sentivamo un po' mancare. E è stato molto bello anche vedere la partecipazione di tante persone, tanti giovani, anche meno giovani, e questo ha portato poi allo sviluppo ovviamente di nuovi percorsi, di nuove idee. Siamo stati tra i promotori di Fridays for Future Savona, siamo entrati nelle scuole, abbiamo incontrato degli studenti con cui poi abbiamo creato una relazione che ci ha permesso sia di organizzare le marce per il clima, che è stato un successone, nel senso che comunque siamo riusciti a mobilitare, anche a portare a contatto con delle tematiche a noi care ma che speriamo che abbiano un futuro, veramente tanti giovani. Abbiamo poi dato vita a una serie di swap parties, cioè praticamente dei mercatini dell'usato, cioè diciamo che abbiamo cercato di raccogliere delle idee e come associazione cerchiamo poi di dargli vita utilizzando possibilmente il rosetto dei papi. Parallelamente all'esperienza del Roseto, era nato all'interno del gruppo d'acquisto solidale Savonesa l'idea di fare co-housing tra le persone come noi di una certa età, invece che nel solito condominio, in un condominio condiviso, anzi in un co-housing. E a quel punto lì pensammo di comprare il Roseto e la villa a 3 piani che c'era. Stiamo ristrutturando. Ovviamente pensavamo di fare una casa passiva. Conoscendo Rive abbiamo scoperto anche tutta una serie di possibilità, la fitodepurazione. Abbiamo deciso di abbracciare la sociocrazia, cerchiamo non soltanto l'autosufficienza energetica ma anche l'autosufficienza idrica e l'autosufficienza alimentare, facendoci ovviamente gli orti, facendoci anche le marmellate, facendoci le conserve, i fermentati, tutta una serie di prodotti che poi ci servono per il nostro benessere.
Per me l'Italia che cambia è cercare un futuro che sia verso un sviluppo della cultura e della vita, quindi un'evoluzione. È un'Italia in cui giovani, ma non solo giovani, hanno voglia di mettersi in gioco e cercare di migliorare il mondo che ci circonda. Perché io sono convinta che nel momento in cui cerchiamo di stare bene noi, riusciamo ad avere un impatto positivo sulle persone che ci circondano, allora si realizza insieme un grande sogno che è quello di vivere bene insieme. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla.